Senatore Filippelli, c'è necessità di parlare di etica, di politica, di un'Italia che non sia divisa in più parti e questa è un'occasione importante. Ma io credo che bisogna riprendere questi grandi temi della politica che da un po' di tempo sono scomparsi dalla gente delle discussioni politiche e dalla gente anche di chi guida le istituzioni a tutti i livelli. È il momento in cui veramente bisogna fare coincidere l'etica con la politica, perché se qualcuno ha voluto mettere in discussione la discrasia tra le due, io credo che ritengo, al di là di qualsiasi credo, anche religioso, che le due cose debbano stare assieme. E lo stanno dimostrando i fatti. E questi fatti che sono così incresciosi poi consentono ad altre forze che non sono quelle politiche di intervenire a gamba tesa e di creare anche confusione nell'istituzione, nella politica e nell'impegno politico-sociale. Quindi è tempo veramente di discutere anche di unità, e l'unità significa elevarsi culturalmente, guardare lontano. Quando si guarda lontano oltre la siepe, tutto è uguale. Diciamo che c'è necessità anche di recuperare il valore del significato della politica, servizi al cittadino. Noi ci troviamo, come lei ben diceva, di fronte a una politica che è sempre litigiosa e che dimentica di essere stata votata, di aver avuto il ruolo che ha grazie anche ai cittadini, insomma quello che è il diritto al voto del cittadino. Vedi, io sono un ex democristiano e sono stato sempre a favore del proporzionale, perché proporzionale è partecipazione ed è democrazia. Qualcuno ha voluto far passare il messaggio che nel proporzionale potesse operare l'andrangheta, la mafia, la camorra, eccetera. Io credo che queste forze appartengono più al sistema maggioritario e il sistema maggioritario ha fatto perdere il contatto tra il cittadino e il politico, tra i cittadini e l'istituzione, perché adesso l'elezione al Parlamento non è che si guadagna con il lavoro, con l'impegno, con la partecipazione, con la competenza, si guadagna soltanto se sei nelle grazie del segretario del partito che ti mette al primo posto, massima al secondo, e questo naturalmente allontana sempre di più la politica. La politica è un'arte nobile, è una scienza, non è una questione di opinione, e che sbagliati sono gli uomini. E allora il cittadino non se lo deve prendere con la politica e votare per protesta, se lo deve prendere con coloro che interpretano la politica in quel momento, lo interpretano in maniera sbagliata, non corretta, non in linea con l'etica della politica.